Bentornati sul canale. In questo video a scopo esclusivamente divulgativo vi descriverò le differenze tra tre tipi di interventi che molto spesso vengono confusi, ovvero la rinoplastica, la settoplastica e la rinosettoplastica. La rinoplastica è un intervento chirurgico che viene appunto eseguito dal chirurgo plastico e serve a rimodellare il naso dal punto di vista estetico. Questo tipo di intervento si può eseguire in regime di anestesia locale o generale, intervenendo sull'osso o sulla cartilagine. In media, la durata dell'intervento oscilla tra i 20 e i 40 minuti e la convalescenza dura pochi giorni, con edema ed ecchimosi ridotte. La settoplastica, invece, è un intervento chirurgico che viene eseguito dall'otorinolaringoiatra e permette di raddrizzare il setto nasale deviato, che può essere appunto deviato per traumi, malformazioni o funzioni orali non congrue. Serve quindi per poter ripristinare la corretta funzione nasale. Se però si interviene in età di crescita su un setto nasale deviato, ad esempio andando ad espandere il palato, si può correggere questa problematica senza dover ricorrere in età adulta alla chirurgia. La durata di questo tipo di intervento è di circa 30 minuti e la convalescenza dura 3 giorni. Anche qui edema ed ecchimosi sono ridotti e i giorni successivi il paziente porta due tamponi o due placche nelle narici utili a bloccare la perdita di sangue o di muco. Spesso però a questo intervento si può associare, qualora l'otorino lo ritenesse necessario, la riduzione dei turbinati nasali ipertrofici, perché questi ovviamente, se sono ipertrofici, impediscono la respirazione nasale e obbligano il soggetto a respirare con la bocca. Infine, per chiudere il video, parleremo della rinosettoplastica, che è un unico intervento che permette di correggere sia il setto nasale sia la piramide nasale, quindi ha un duplice scopo, uno scopo estetico e uno scopo funzionale. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace ed iscriviti al canale, condividendo il video con altri utenti per far crescere sempre di più questa community e per renderla sempre più utile per tutti.